Xeno, ecco, la maglietta dello Xeno di una delle serate che abbiamo fatto per ricordare, diciamo, questo locale che ha fatto la storia un po' degli anni 80, fiorentini, toscani e non solo. C'era questa evoluzione, i primi laser. E quindi approfitto per salutare Andrea Alfani, che a quei tempi era veramente l'uomo laser, era quello che ha inventato il lavoro del laser J, perché c'è il light J, il DJ, il video J, che sono arrivati tutti dopo chiaramente, ma lui era il laser J. C'era questo laser che aveva una potenza incredibile, mi ricordo, ci accendevamo le sigarette davanti, oppure si bucavano i soldi, le bottiglie di plastica, aveva una potenza veramente incredibile. E lui si era inventato questo sistema di rimandare i raggi sulla gente offuscando un paio di occhiali specchiati con l'accendino da dentro. E poi con la specchiatura davanti si puntava il raggio negli occhi e muovendo la testa rimandava questo raggio. Cioè, veramente una cosa incredibile. Cioè, un marchingegno che era grosso. Si vede Pierlu? Marchingegno che era grosso così, forse anche di più, ma che aveva bisogno di tutto un sistema idrico di raffreddamento perché sennò esplodeva. Poi aveva questi cristalli famosi, mi ricorda sempre un po' Superman nella criptonite, diciamo, per certi versi, questi cristalli dentro i quali passava la luce e poi dopo veniva scissa in qualche maniera in tanti raggi o ventagli, insomma, i giochi del laser che conosciamo. Quindi l'Alfa era bravo, stai il primo laser J che la storia ricordi.